Buongiorno a tutti quanti sono collegati e benvenuti a questo nostro webinar e anche grazie per la vostra partecipazione. Adesso direi cominciamo, c'è già un buon numero di persone collegate. Vi dico dall'inizio che durante la presentazione potrete fare domande sulla chat. Alla fine della presentazione cercheremo di avanzare del tempo per rispondere e comunque se non rispondiamo durante questa sezione di webinar, provvederemo a rispondere poi con email più avanti. Io sono Marino Bassi, da molti anni sono nel settore della refrigerazione con Embraco. Embraco, lo vedremo tra un attimo, è una società del gruppo Nidec, fa parte del gruppo Nidec, è un brand del gruppo Nidec. I nostri webinar, come vedete dal titolo, è incentrato sulla refrigerazione commerciale per quanto riguarda normativa di ecodesign e etichettatura, quindi faremo una panoramica su questa normativa con particolare riferimento al risparmio di energia e anche una descrizione sul compressore a giri variabili dell'Embraco e sul nuovo controllo, lo Smart Drop-in, per comandare la velocità del inverter durante il funzionamento. Cominciamo quindi con la presentazione. Prima, consentitemi di fare una rapida introduzione della Nidec. Noi, l'Embraco è un brand della Nidec Global Appliances. La Nidec è una multinazionale, una corporation fondata da Mr. Nagamori nel 1973, tuttora è CEO di questa società, è presidente. È una società, una corporation che è cresciuta nel tempo attraverso acquisizioni e merger e fusioni. Attualmente conta oltre 300 società, con produzione in 40 paesi, in diversi paesi, 120.000 dipendenti e un turnover di quasi 15 milioni, miliardi di dollari. La Nidec è una divisione, la Nidec Appliances è una divisione della Nidec Corporation, ha quattro divisioni. Nidec Appliance, motori, robotica e elettronica per guida assistita o guida senza guidatore. E la base del Global Appliances è in Brasile. Ci sono 14 stabilimenti per la produzione, oltre 15.000 dipendenti, con una produzione totale annua di oltre 65 milioni tra compressori e motori elettrici per applicazioni auto. La Nidec Appliances è strutturata con questi tre branches, tre divisioni: l'Home Appliances, la refrigerazione domestica, il Commercial Appliances, che è la refrigerazione commerciale. E l'Embraco, come vedete, copre l'intero settore di refrigerazione della Nidec e poi la divisione dei motori elettrici. Per quanto riguarda il portafoglio dell'Embraco, che continua a mantenere il suo brand nel Nidec Global Appliances, e il riferimento del nostro webinar oggi è la refrigerazione commerciale. Quindi parliamo di quello. Comunque l'Embraco ha prodotti che coprono l'intera gamma, oltre che del domestico, per quanto riguarda il commerciale, dai merchandisers, del food service, quindi per supermercati e medicali, con vari prodotti di varie famiglie, EM, F, NE, T, NJ, e ultimamente, da un paio d'anni, anche Scroll per applicazioni o integrali o anche in remoto e giri variabili che diversi di voi già conoscono per quanto riguarda il commerciale, l'FMF, l'FMX e poi anche la gamma di prodotto di unità di condensazione
di vari tipi di unità di condensazione, come il bioma e altri tipi che coprono appunto le varie esigenze di questo settore. È interessante dire che l'Embraer, con preminenza in questi settori, ha un grosso share di mercato nei merchandiser e nei retailer molto importante, e dal momento che abbiamo incluso anche il medical in questo momento di vaccinazioni con ultra low temperature freezers, in questo settore l'Embraco ha una posizione di deciso predominio globale e fornisce appunto anche in questo settore le principali società. Ritorniamo ora alla presentazione. Come vedrete, la presentazione ha numerose slide abbastanza dense. Noi perché le abbiamo messe? Perché poi la presentazione resterà nelle vostre mani, e potete quindi avere un insieme di informazioni che possono essere uno spunto per ulteriori approfondimenti o vostre ricerche. Noi passeremo abbastanza rapidamente sulle slide, mostrando i temi centrali senza fermarci molto sui particolari. Quindi la presentazione è organizzata in due grosse sezioni, diciamo, una sui regolamenti e l'altra per quanto riguarda i compressori a giri variabili. Mostreremo case study, disapplicazioni tipiche con l'Embraco VCC e lo Smart Drop-in, per mostrare l'impatto sul risparmio di energia e sul vantaggio che possono dare anche per l'etichettatura. Bene, prodotti ad alta efficienza. Tutti siamo ben consapevoli della crescente attenzione sul rispetto per l'ambiente e sul risparmio di energia. Il risparmio di energia è fondamentale, in quanto è l'aspetto che più influisce sull'ambiente durante la fase di utilizzo dei cabinet. Il consumo di energia è quello che maggiormente impatta sull'ambiente. E quindi c'è una ricerca di prodotti ad alta efficienza da parte di numerosi soggetti, i supermercati, specialmente in quanto loro pagano la bolletta dell'elettricità, anche società di bevande gelati, organizzazioni GO e NGO e i regolamenti. I regolamenti sono particolarmente importanti per spingere i prodotti verso alta efficienza. Questo perché i regolamenti fissano una soglia minima di efficienza dei cabinet, quindi oltre certe queste soglie non possono essere introdotte sul mercato, i cabinet, e l'etichettatura fissa specifiche per la classe, quindi una classifica della classe di efficienza dei prodotti. Le direttive, i regolamenti che regolano questo campo sono la direttiva EcoDesign e il regolamento di etichettatura, che nel nostro settore riguardano tre classi di prodotti: frigoriferi domestici, i cabinet professionale e la refrigerazione commerciale, i cosiddetti cabinet per display, per mostrare, e la vendita diretta dei prodotti. I tre diversi settori sono divisi per i vari scopi dei cabinet: scopi per uso domestico, per professionale o per commerciale, e come confini i domestici includono sia frigorifera sia i canteen freezers, quindi anche dei freezer commerciali però chiusi, come fossero quelli che vanno in cantina nelle case, e i wine cooler. I professionali, come sapete, includono vari tipi di cabinet, armadi di stoccaggio, di abbattitori, unità di condensazione, chiller di processo. E poi il settore più vario, più variegato, è il settore della refrigerazione commerciale, che va dai bottle cooler, dai merchandiser, ice cream freezers e prodotti cabinet per i supermercati. La base della normativa è la direttiva EcoDesign 2009-125 e
e il regolamento 1369. Entrambi sono dei regolamenti quadro, vale a dire definiscono dei criteri per la progettazione ecocompatibile o per l'etichettatura, dei criteri che riguardano in generale le macchine che usano energia elettrica. Queste direttive vengono poi implementate da regolamenti specifici, da regolamenti di attuazione, le cosiddette misure di attuazione, che sono appunto per quanto riguarda i frigoriferi commerciali, cabinet commerciale, la 2019-2024, per le specifiche della progettazione e del livello di energia, e il regolamento 2018 per quanto riguarda l'etichettatura. Queste misure, secondo la normativa europea, sono di immediata attuazione, vale a dire sono dei requisiti obbligatori che entrano in vigore simultaneamente in tutta Europa senza alcuna modifica da parte dei vari paesi della Comunità Europea per l'inserimento nei loro codici legali. Qual è lo scopo dell'ecodesign? Lo scopo dell'ecodesign è stabilire dei criteri per la progettazione per assicurare un'efficienza dei prodotti e ridurre l'impatto ambientale sull'intero ciclo della vita. Quindi sono norme che riguardano l'indice di efficienza, la progettazione dei prodotti, il ciclo di vita del prodotto e informazioni per gli utilizzatori. Quali sono gli armadi a cui si applicano? Sono gli armadi per supermercato, sia remoti sia integrali. Noi ci riferiremo in questa slide specialmente sugli integrali perché questo è il settore dell'embraco, refrigeratori per bevande, congelatori per gelato, inclusi gli scooping e distributori automatici. Come abbiamo detto prima, entra in vigore da marzo, dal 1 marzo, quindi tra un mese. La conformità deve essere dichiarata dal produttore, che deve mettere anche il marchio CE naturalmente, e la verifica della conformità è affidata a autorità nazionali, non è una verifica centrale europea. I vari paesi hanno loro istituti di verifica. In Italia è l'INEA che è affidato al Ministero dell'Ambiente. Diversi cabinet sono esclusi e sono quelli chiaramente non dedicati alla vendita diretta. Per quanto riguarda la specifiche per l'energia, come dicevamo, l'ecodesign fissa delle soglie oltre le quali non si può immettere sul mercato il prodotto. Questa è una pagina che è stata estratta tal quale dalla normativa e dice che dal 1 marzo di quest'anno i cabine che hanno un indice di efficienza superiore a 100 non possono essere immessi sul mercato. Per i congelatori per gelato questo è 80 e ci sarà un secondo step nel settembre del 23 dove vengono inseriti i limiti, quindi ridotti, per quanto riguarda i gelati sarà 50 e gli altri cabinet 80. Questo significa che c'è stato un grosso lavoro e il lavoro continua per preparare i cabinet per il primo step di energia e occorre pensare al secondo step. Ed è proprio in questo secondo step che riteniamo sia molto interessante quel che faremo vedere dell'embraco per i VCC e lo smart drop-in perché aiutano a ottenere un miglior energy efficiency index, un indice di energia. L'ecodesign, dicevamo, riguarda la vita dei prodotti, quindi occorrerà garantire la disponibilità delle parti di ricambio, un tempo massimo per la consegna e dare requisiti di smantellamento. Non sono requisiti per una circular economy, sono requisiti solo per non creare ulteriore inquinamento durante lo smantellamento. I requisiti dell'economia circolare saranno preparati molto probabilmente, così ci si aspetta, per il secondo step di cui parlavamo prima. L'altro obbligo dell'ecodesign è l'informazione,
quindi impostazioni consigliate per le temperature dei vari scomparti, come l'impostazione di temperatura può influenzare sugli sprechi di alimentari e poi chiaramente indicare le temperature e per i cabili integrali nel manuale di istruzioni scrivere che la frase che è proprio praticamente obbligatoria da inserire sulla pulizia dei condensatori. Passiamo adesso all'etichettatura. L'etichettatura che scopo ha lo scopo di classificare i prodotti in base a una scala che va da G ad A, quindi dai peggiori ai migliori, della classe di efficienza energetica, in modo da trascinare il mercato, da spingere il mercato verso cabinet con risparmio di energia. L'altro scopo è quello di fornire una informazione omogenea, quindi fatta a parità di condizioni di prova, in modo che siano facili da consultare. La normativa cita le norme che sono scritte in basso, le varie EN, che sono le norme che si dovrebbero utilizzare per fare questi test, per definire l'indice di efficienza. A proposito, ecco, in base all'indice di efficienza, i fornitori, quindi i produttori o gli importatori, devono inserire nel database europeo EPREL i parametri dei vari cabinet prima di introdurli sul mercato. L'EPREL ha due parti, un sito di conformità dove si caricano i dati tecnici per quanto riguarda la conferma della conformità e possono essere esaminati dagli enti di vigilanza, e un sito aperto al pubblico. Il sito aperto al pubblico non è ancora disponibile, si ritiene che a marzo sarà quindi accessibile a tutti quanti vogliono consultarlo. Per quanto riguarda gli standard di prova, che sono citati appunto nella normativa, in questa pagina si riporta una interpretazione del Eurovent, che non ha un aspetto legale, interpretazione, ma è molto importante, fatta da questo istituto, dove dicono che se non si usano queste prove, praticamente non è possibile calcolare il consumo di energia dei prodotti e non possono essere quindi valutati all'interno di questa norma. Quindi praticamente tutti utilizzano queste norme per fare i loro test. Il regolamento dell'etichettatura fissa le condizioni di prova a 25 ambienti, quindi la classe C per tutti, la classe 3 per tutti i cabinet, e a 25 gradi, mentre per gli scooping e i gelati a 30 gradi, e poi indica come calcolare l'indice di efficienza in base al consumo annuale del cabinet diviso un consumo standard annuale. Il consumo standard è un riferimento, i parametri sono indicati nella normativa e tengono conto appunto ad esempio il parametro MN, tengono conto della dimensioni della geometria del cabinet, P tiene conto se è remoto o se è integrale e C della condizione di temperatura di funzionamento. Questi parametri sono stati ottenuti da regressioni normalizzate, dei dati forniti nel tempo da vari produttori, da Eurovent, da Top Ten, eccetera, e normalizzate come trovate appunto sulla normativa. Anche questa norma entra in vigore chiaramente insieme all'altra il 1º marzo e l'etichetta deve accompagnare l'armadio e deve corrispondere a come l'armadio viene immesso sul mercato. Quindi praticamente chi produce cabinet integrali, l'etichetta deve essere pronta ex factory quando l'armadio esce dalla società. Chi invece fa applicazioni remote, è prevista un'altra, diciamo,
metodo di immissione sul mercato per la prima volta ed è quella dopo l'installazione, il commissioning, a questo punto l'etichetta resta valida. È da notare che le misure successive all'uscita dallo stabilimento, ad esempio dei cabinet integrali, eventuali modifiche apportate, aggiunta di porte o cambi degli chef, dei cestelli interni, la disposizione, anche se migliorano l'efficienza energetica, intanto non la devono peggiorare, se migliorano l'efficienza energetica non vengono considerati. Se si fanno anzi delle modifiche, tipo introduzione delle porte, occorre fare una nuova certificazione del cabine. Qui c'è un esempio delle tre etichette per cabinet commerciali, ice cream freezer e raffreddatore di bottiglie, con le classi, dalla G alla A. E questo cosa genererà? Questa classifica genererà quindi una selezione dei cabinet verso cabinet di alta, efficienza. Quindi una spinta verso il risparmio di energia. Per il risparmio di energia nei cabinet ci sono vari accorgimenti, varie soluzioni, come l'uso ad esempio di propano, che da solo aiuta a guadagnare circa un 7, 8 o anche 10% rispetto agli HFC, LED, ECM, maggior isolamento, vetri a basse emissioni e compressore a giri variabili. I compressori a giri variabili sono l'elemento che procurano il maggior vantaggio di risparmio di energia. Però non sono ancora nella realizzazione commerciale, a differenza dell'household, del domestico, non sono ancora così diffusi. Sono diffusi bene nel settore, come diciamo prima, dei retailers, dei supermercati, perché questi pagano la bolletta elettrica, mentre nei merchandisers sono all'inizio. Si riscontra comunque una tendenza all'aumento dell'utilizzo dei VCC anche per soddisfare i futuri requisiti di efficienza di cui parlavamo prima. I giri variabili, il compressore a giri variabili, questa soluzione non procura soltanto vantaggi per quanto riguarda l'energia, l'efficienza, quindi il risparmio di energia, ma per un rapido, ad esempio, pull down o recupero di temperatura, una maggior silenziosità in quanto girerà principalmente a bassi giri. Questo è molto interessante, un'ampia gamma di tensione, in quanto consente di lavorare, ci sono compressori con un inverter dual voltage che praticamente funziona a 50-60 Hz, da 70 volt a 270 volt, e posso citare l'esempio di una società italiana che ha preparato cabinet ad alta efficienza, con tutte le soluzioni praticamente di cui parlavamo prima, riferiti principalmente al mercato centro-nord Europa, hanno avuto un grosso successo nei mercati caldi con fluttuazioni di tensioni del sud Europa e paesi orientali del Medio Oriente, proprio per la capacità dei giri variabili di lavorare con un'ampia gamma di tensioni e ad alte temperature ambienti. I compressori dell'Embraco sono alimentati da inverter che hanno delle soluzioni per il controllo del compressore di tre tipi: un drop-in, controllo frequenza e controllo seriale. Il drop-in significa che l'inverter, così come concepito, può funzionare con un normale termostato anche meccanico, non off, e ha all'interno una sua logica di controllo che regola, adatta i giri del compressore in base alle richieste del carico termico. Il controllo in frequenza richiede un controller che dia un segnale in frequenza a secondo del scostamento rispetto alla temperatura che si vuole appunto ottenere, termostatare, e consente un controllo specifico per ogni apparecchio di refrigerazione, consente quindi una programmazione. E il controllo seriale, che consente un feedback e quindi una comunicazione a due vie. Molto interessante è questo nuovo Smart Drop-in, in quanto ha all'interno una logica incorporata
comando dell'inverter, come anche l'altro drop-in, ma a differenza dello standard, consente una personalizzazione della logica di controllo, che si può fare a seconda del tipo di camera che si metterà appunto in laboratorio, si può fare anche in linea di produzione. Questo semplifica il controllo, lo ottimizza e semplifica anche lo sviluppo in quanto consente di ottimizzare il controllo con pochi parametri. Perché l'Embraco ha sviluppato questo prodotto? Su questa pagina portiamo un esempio di funzionamento di un hanging freezers con quattro tipi di compressori diversi, un on-off e tre generazioni di efficienza crescente e estensione della gamma dei giri variabili dei compressori. Come potete vedere, i compressori danno un certo vantaggio di efficienza, mentre invece nel cabinet il vantaggio resta eroso, si può capire anche perché non tutta l'efficienza generata dal compressore si ritrova nel cabinet. Se questo gira più a lungo, gli altri carichi continuano a subire energia. E qui si vede bene come i giri variabili di per sé danno un grosso vantaggio. Ulteriori miglioramenti hanno un andamento asintotico abbastanza rapido, più rapido di quello dei compressori. Occorre quindi un controllo intelligente che consenta di considerare quanto abbiamo detto appunto sopra per quanto riguarda il consumo degli altri elementi e che anche oltre a risparmiare energia rappresenti un vantaggio nel costo d'acquisto del cabine, quindi che sia una soluzione competitiva. Questo è appunto quel che l'Embraco ha realizzato con lo Smart Drop-In. Che cos'è lo Smart Drop-In? È una soluzione di controllo del compressore utilizzando un normale termostato on-off che consente di fare un veloce adattamento, un'ottimizzazione del controllo rispetto alle esigenze del cabinet e evita l'uso su diverse applicazioni di, o su tutte, di termostati costosi per il controllo dei giri del compressore. All'interno la logica ha delle varie routine per il controllo, una routine ad esempio di pull down, dove il compressore girerà al massimo giri, per poi avere una routine di stabilizzazione dove ancora gira inizialmente veloce e progressivamente meno veloce fino a stabilizzare la termostazione con questa che viene sempre mantenuta entro i limiti imposti dalla termostazione. E anche una routine di sbrinamento a gas caldo è un punto abbastanza delicato specialmente per certe macchine, ad esempio gli scooping, dove la routine consente di riconoscere lo sbrinamento, portare il compressore a giri massimi e alla fine sbrinamento, dopo un arresto del compressore per stabilizzare la temperatura dell'evaporatore, un funzionamento a velocità intermedia e un tempo progressivamente più corto per portarlo alla stabilizzazione. L'Embraco sulla base di quanto abbiamo detto, l'Embraco ha eseguito numerose prove, anche clienti dell'Embraco le hanno eseguite, e intendiamo mostrare, quel che mostriamo sono prove nostre, un confronto tra alcuni cabinet tipici della realizzazione commerciale per il consumo di energia e la classe di efficienza, utilizzando compressori on-off, compressori a giri variabili col controllo in frequenza e compressori con soluzioni Smart Drop-In. Abbiamo scelto dei cabinet ad alta efficienza in modo da lavorare, diciamo, con lo state of the art delle soluzioni e vedere appunto se si riesce a migliorare ulteriormente questi cabinet. I cabinet erano un freezer orizzontale, un'isola per supermercato,
che è stato approvato secondo normativa dei camion per supermercati. Il freezer verticale ha una porta, vi vedete la classifica del freezer e il test di prova, anche questo secondo la EN per il commerciale, e il refrigeratore di bottiglie a due porte, provato secondo normativa del refrigeratore di bottiglie. I compressori usati erano degli on-off ad alta efficienza e degli FMFT o FMFD, compressori di seconda e terza generazione, quindi ad alta efficienza, con ampia gamma di velocità, e questi compressori sono già ampiamente sul mercato con altri controller, chiaramente, con normale drop-in o con il regolatore e il termostato in frequenza. Qui mostriamo i risultati ottenuti e l'influenza sulla etichettatura. I cabinet chiaramente non sono i veri cabinet, sono delle fotografie rappresentative, insomma. Erano delle isole senza vetri. Questo è un normale freezer verticale a una porta. Era un cabinet da 2-5 metri con un sbrinamento a gas caldo. È stato provato con compressore on-off, con risultati che qui potete leggere, con compressore a frequenza e con compressore con smart drop-in. Come vedete, praticamente gli assorbimenti, i consumi di energia sono praticamente uguali e il risparmio dello smart drop-in rispetto alla frequenza è minimo, consente un passaggio, un salto di classe. Qui la presentazione non riproduce esattamente la posizione, consente un passaggio di classe solo perché il cabinet già è praticamente ai bordi della classe B. È un ottimo cabinet, è un'ottima isola. Lo smart drop-in praticamente dà prestazioni equivalenti. In tutte le prove fatte abbiamo visto che lo smart drop-in consente di ottenere prestazioni perlomeno equivalenti a un controllo in frequenza e in alcuni casi, adesso vi mostriamo, ho dei risultati migliori. Sul freezer verticale, è un freezer verticale a una porta da 464 litri e superficie totale di display, total display area di 0,72, e anche lui con sbrinamento a gas caldo. È stato provato il compressore on-off in frequenza e lo smart drop-in. Come vedete, con lo smart drop-in l'ottimizzazione ha consentito un risparmio considerevole di energia e ha facilitato un salto di efficienza nella classe di efficienza. Possiamo dire, in base alle prove fatte, non solo da noi, che i compressori dell'Embraco con lo smart drop-in rappresentano una soluzione che facilita un risparmio di energia e può facilitare una scalata verso livelli più alti del livello della classe di energia, dell'Energy Efficiency Index o indice di energia di efficienza. Un altro cabine di cui parlavamo è un raffreddatore di bottiglie, due porte di 1500 litri. Nella normativa si considera il volume lordo, nella normativa dei cab, dei coolers, fattore di bottiglia, applicando tutti i vari parametri. Non abbiamo fatto la prova con in frequenza, perché avevamo visto che comunque è come minimo equivalente allo smart drop-in rispetto al controllo in frequenza. Qui è presentato l'on-off con lo smart drop-in e si vede come consente un salto di livello di classifica dalla D alla C. Chiaramente, se un cabine in classe G è abbastanza semplice fare un salto di efficienza, perché su un limite di 100 basta un 20% per passare al limite di 80, mentre più si sale, più ottieni
occorre incrementare il guadagno, come ad esempio mostrato in questo caso, un guadagno di efficienza di un 15% serve per saltare l'altro dove era già piazzato abbastanza alto nella classe D. Quindi in generale si può dire che questa soluzione facilita il raggiungimento di elevati livelli di efficienza come richiesti dalle normative, specialmente le normative del 2023. In questa pagina è presentata la gamma di compressori Embraco per le applicazioni commerciali plug-in di integrali, con la famiglia dei compressori, gli FMX, VMF, l'FMF, T&D, con la loro potenza. È interessante vedere la suddivisione degli inverter. A seconda della potenza dei compressori, ci sono degli split di potenza per gli inverter, in modo da accoppiare la potenza all'inverter con la potenza richiesta dal compressore e quindi ottimizzare i costi. Come conclusione di quanto abbiamo detto finora, possiamo dire che per i costi di esercizi, quindi per il costo dell'elettricità, rappresenta circa il 60-80% del costo di ciclo di vita di un cabinet. I cabinet integrali sono in estensione, c'è una tendenza a decentralizzare le sale macchine. Crescono supermercati di medie e piccole dimensioni, quindi i cabinet integrali sono in crescita e con loro una richiesta di alta efficienza. I regolamenti ecodesign e etichettatura di cui abbiamo parlato forniscono un elemento per una selezione di prodotti in base all'energia, quindi una richiesta di prodotti verso alta energia. Requisiti sulla energia possiamo pensare che saranno sempre più esigenti anche per i programmi dell'Unione Europea. Non è da questa da questo webinar, ma in generale si può dire che i compressori AR290 a velocità variabile con controlli intelligenti sono considerati soluzioni di risparmio di energia a prove di futuro per gli apparecchi integrali. In questo contesto, in particolare, i compressori Embraco a velocità variabile a propano, con lo smart drop-in, con questo controllo nuovo per la regolazione della velocità dei compressori, consentono di raggiungere un'alta classifica della EEI e un livello più elevato di questa classifica, appunto, evitando necessità di termostati costosi per alcune applicazioni. Prima di finire, volevo mostrarvi gli strumenti digitali che l'Embraco mette a disposizione, il suo website che si focalizza su applicazioni dei prodotti, un blog tecnico dove si possono trovare elementi per la formazione e contenuti tecnici, il catalogo dell'Embraco e l'Embraco Toolbox con diverse funzioni. Chi lo usa ha visto appunto diverse di queste funzioni come la pressione dei cabinet, ricerca di comprensione di analisi dei cabinet in caso di interventi sul cabinet, in modo da dare elementi utili per l'attività giornaliera dei operatori nel settore refrigerazione. Con questo io ho finito, ho dovuto andare veloce sulle slide, confido comunque che siano utili il dettaglio che è riportato per chi vorrà poi consultarle quando riceverà e usarle come inizio di maggiori approfondimenti. Sono a vostra disposizione, se ci sono delle domande, cercherò di rispondere. Diversamente risponderemo poi ai vari messaggi ricevuti.
Sì, Marino, ci sono tante. grazie per aver partecipato, è stato un piacere e vedremo magari trovarci su altri webinar per altri argomenti interessanti. Ringrazio ancora tutti. Bene, passiamo alle domande. Sì, Marino, abbiamo delle domande. Allora, la prima, ci chiedono se sono tutti esempi con prodotti plugin. Come esempi, appunto. Gli esempi che hai mostrato si sono relativamente ad applicazioni plugin. Ci sono anche applicazioni plugin, certo. Ad esempio, ci sono i cabinet di processo che hanno anche una funzione di vendita diretta se lo scomparto di vendita diretta è sotto una certa percentuale del volume del cabinet. C'è una lista molto lunga, abbastanza chiara. Ad esempio, i cabinet d'angolo non sono inclusi perché non hanno quasi sempre quelli che non hanno appunto un elemento di refrigerazione diretto, ma prendono aria da altri cabinet. Le sala DET sono escluse ed altri tipi di cabinet. Poi chiedono se nei case study che organi di laminazione sono stati, con che ordini di laminazione sono stati ottenuti i risultati. Alcuni avevano la valvola d'espansione e altri avevano il capillare. Poi chiedono se Quelli l'inverter. che abbiamo mostrato comunque avevano valvola d'espansione. Chiedono se gli inverter con gli smart drop-in sono già sul mercato. Gli smart drop-in sono pronti per entrare sul mercato, sono stati diversi clienti, li hanno già provati con risultati interessanti, come dicevamo, e siamo pronti appunto a entrare sul mercato. Quindi è questione pensiamo, di poco tempo, insomma. Poi chiedono che nel caso di sostituzione di un compressore on-off con smart drop-in, necessita di un fine tuning, una fase di fine tuning o semplicemente un plug and play. Consente due possibilità. Come dicevamo, lo smart drop-in ha già una sua logica integrata, che è una logica simile all'attuale, migliorata in alcuni punti, che normalmente dà buoni risultati su macchine non molto complesse. Quindi si può anche verificare la macchina come funziona e può anche non essere necessario nessun intervento di ottimizzazione. Poi chiedono se gli FMFD sono già disponibili sul mercato e cosa cambia dagli FMFD. Qui rispondo io, sì, sono già Sì, disponibili. L'FMFD è un livello di efficienza superiore rispetto all'FMFD, quindi il compressore è più efficiente. Poi chiedono se gli inverter con lo smart drop-in sono già approvati dagli enti normativi. puoi rispondere anche tu, sono già approvati Sì, dagli sono enti approvati, sì. normativi, Esatto, cioè per l'Europa e Stati Uniti. esatto. Poi chiedono il capellare come si comporta abbinato al funzionamento con un compressore ad inverter. Sì, beh, il capillare è un buon compromesso tra prestazione e costo, chiaramente. Si comporta, cioè ha un buon comportamento se nella messa a punto si seguono alcuni criteri, come di vedere, appunto, ottimizzare la carica con il funzionamento a elevati giri del compressore e altri criteri di istruzioni che l'Embraco fornisce. Quindi ha un funzionamento, ha un comportamento il capillare con i giri variabili non peggiore del capillare con gli on-off. Sì, Chiaramente non quasi, sì, la maggior parte dei nostri clienti sta testando, diciamo, le soluzioni inverter, anche smart drop-in con sistemi a capillare, con ottimi certo. risultati. Sì, esatto.
Bene. C'è ancora una domanda sul case study, sul banco freezer, passaggio di classe da C a B, è stato condotto su un banco con evaporatore statico o ventilato? Questo operatore era stato. Poi c'è questa domanda che mi sembra di aver capito come si può modificare in installazione e produzione la logica dello smart drop-in, come si effettua l'operazione. Beh, Sì, mi viene fornito. Oh, vai tu, Marino. sì, vai, no, vai tu. No, viene fornito, diciamo, un dispositivo che permette di caricare il firmware che uno ha generato in fase di test in laboratorio direttamente sull'inverter. Quindi il dispositivo ha un cavo molto lungo, quindi si può fare addirittura anche in linea di produzione direttamente. Ed è semplice da utilizzare, il firmware viene caricato in pochi secondi, una quindicina di secondi potete caricare il software che avete generato in fase di test in laboratorio messo a punto. La Quindi modifica dei parametri è semplice. consente una riduzione degli SKU dell'inverter, insomma, un singolo inverter copre una molteplicità di adattamenti, insomma, che si possono fare in funzione del cabinet e sulla linea di produzione. Questo è un argomento che diversi clienti apprezzano molto. Voi chiedo come vedete la diffusione della velocità dei compressori a velocità variabile in termini geografici. Ma beh, per quanto riguarda, dipende dal settore della refrigerazione. Per quanto riguarda i supermercati, è un discorso abbastanza diffuso, specialmente in Europa. Abbiamo visto negli Stati Uniti, Brasile, Cina, quindi è un discorso abbastanza diffuso. Per quanto riguarda invece i merchandiser, è un discorso ancora limitato. Ci sono società di bevande o gelati che hanno già iniziato a utilizzarli per un discorso di positioning, per un discorso di rispetto dell'ambiente, specialmente in Europa, ma anche in paesi dove la fluttuazione di tensioni può creare problemi al normale on-off. Ecco, tuttavia, una situazione ancora limitata di penetrazione sul mercato. E confidiamo che lo smart drop-in, ottimizzando il prodotto e riducendo il costo del controller, contribuisca alla diffusione anche su queste macchine dei giri variabili. Chiedono se gli inverter con lo smart drop-in sono diversi dagli standard o su tutti può essere caricato il sistema, ecco. Beh, sullo standard, il drop-in standard non è modificabile, quindi non si può intervenire e cambiare i parametri delle sue logiche, mentre lo smart drop-in sì. Quindi pur essendo. Si può essere fornito e caricato su tutti, bisogna però fare richiesta del dispositivo per poter poi agire sullo stesso. Però può essere caricato su tutti, non tutte le famiglie di compressori hanno questo dispositivo, al momento abbiamo reso disponibile per le taglie più grandi, quindi gli FMFT hanno tutti la possibilità di avere questa soluzione intelligente. Ecco. Esatto. Sì. Chiedono se è integrato nell'inverter. Sì, è integrato già nell'inverter. E poi chiedono questa, essendo il termostato on-off, come comanda lo smart drop-in? Rispondi tu, rispondo io, com'è? Va Ma qui è meglio se rispondi tu che sai più. bene. Il termostato interviene quando la temperatura viene raggiunta, il termostato interviene a una certa soglia e per non mantenere troppo lungo in funzione il compressore.
comunque il compressore ha un suo controllo che regola la velocità in forma più sensibile alle condizioni, alle variazioni del carico, ad esempio, se uno apre la porta ripetutamente, se c'è uno sbridamento, consente di seguire molto bene queste variazioni, perché noi chiamiamo queste interferenze di carico nel campo. Ok. Va bene. Ci sono altre domande? No, si chiedono se ha una sonda per lo sbarra pin, no, non ha una sonda. Lo sbarra pin, il controllo viene fatto attraverso, diciamo, ai parametri di rotazione del compressore, diciamo, l'assorbimento del motore. Quindi è un sistema intelligente che va, cioè, in base al carico termico che vede il compressore, regola di conseguenza i giri dello stesso. I parametri che possono essere personalizzati sono 8, e come si diceva, il software è molto intuitivo e semplice da poter utilizzare, l'interfaccia è molto semplice. Quindi l'esperienza che abbiamo maturato finora in collaborazione con i nostri clienti ci dice che il settaggio è molto semplice da fare. Più semplice rispetto a quello o pari, diciamo, a quello che si mette in atto con che si deve mettere in atto con un controllo in frequenza. In pratica sì, il compressore sente la variazione di carico attraverso la coppia del motore, quindi quando aumenta il carico perché si aprono le porte, sente questa variazione e quindi adatta il numero dei giri. E ha una sonda per lo sbrinamento, si può mettere una sonda per lo sbrinamento per accelerare la fase di recupero dopo lo sbrinamento, ma non una sonda di temperatura dell'aria del cabinet. Esatto. Sì, molti chiedono, diciamo, com'è il delta costo tra un compressore a giri variabili e un compressore on-off. Beh, lì è un discorso commerciale da fare con il cliente, insomma. Sicuramente è un discorso, come dicevamo, deve essere competitivo e riteniamo che i clienti possano trovarsi soddisfatti di questo. Sì, in alcuni casi si possono sostituire compressori di taglia maggiore con inverter di una famiglia di taglia inferiore. E poi questo vantaggio deve essere valutato insieme al cliente sulla riduzione del consumo energetico del cabinet stesso. Quindi l'investimento viene ripagato a breve giro, ecco, dai calcoli che abbiamo fatto su diverse applicazioni in un anno. O anche meno ci si ripaga l'investimento, quindi il delta costo è ovviamente compensato da questo fatto e dall'anno seguente il cliente ha un guadagno. Quindi Ma sì, per questo aspetto i clienti più che in passato sono i clienti finali, intendo dire l'utilizzatore, più che in passato sono sensibili al costo totale della vita del compressore e quindi ai consumi e anche chiaramente alla affidabilità, insomma. va bene, direi che non ci sono più domande. Va bene. Va bene. Quindi possiamo chiudere. Sì, Chiudiamo con un grazie ancora a chi ha partecipato. assolutamente. Siamo disponibili se qualcuno ha altre domande da fare con email ai nostri venditori o del personale assistenza tecnica e vediamo di stare in contatto appunto per l'implementazione di queste soluzioni. Va bene. Grazie ancora e Grazie a voi, arrivederci. grazie mille. Buona giornata e Arrivederci. buon lavoro a tutti, grazie.